Rieccoci amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata, studioso di medicine naturali e nutrizionista esperto. Ovviamente dottor Torchio e lei con la dovuta distanza di sicurezza e con le nostre mascherine sempre a portata di mano. Volevo parlare con lei di due tipi di persone, ok? Le persone che hanno sempre freddo e le persone che hanno sempre caldo. Si vede magari anche solo quando inizia a fare un po' caldo, persone ancora con i piumini, quelli belli pesanti, e magari per strada vedi passargli vicino qualcuno invece con la magliettina, la t-shirt tipica, no? E uno dice: ma com'è possibile questa cosa? Perché le persone, alcune persone hanno sempre freddo, alcune persone hanno sempre caldo? Benissimo. Guarda, io in ordine di importanza ti ho, per chiarire questa cosa, ti ho fatto un bello schema, nel Sì. senso che ovviamente partiamo da una situazione costituzionale e quindi noi ereditiamo tante tendenze, tra queste anche quella di avere un metabolismo più attivo che ci permette di sentire più caldo, un metabolismo un pochettino più spento che vuol dire avere più freddo. Ma Ok. una cosa fondamentale è la magrezza. Cioè una persona in sovrappeso ha sempre caldo, una persona magra ha sempre freddo e una persona magra entra in acqua ad estate al mare, dopo un quarto d'ora freddo alla pancia, esce la persona che è bella grassottella, si fa il bagno di 2 ore, sta seduta in acqua, chiacchiera, eccetera, eccetera. Questo, quindi la magrezza è importante. Però direi anche la mancanza di attività fisica, perché l'attività fisica Certo. accende il metabolismo, quindi quando si scia si sfida al freddo, una persona che scia poi non ha le mani fredde, finito di sciare magari metti a posto gli sci e sei tutto bello aperto e non hai neanche la sinusite, quando invece la sinusite ti viene a volte a stare a chiacchierare un attimo quando c'è l'aria fredda magari sull'angolo di una strada e poi ti viene un pochettino di sinusite. Quindi l'attività fisica aiuta tantissimo a produrre calore. Lo stress e la stanchezza può farci sentire di più il freddo ovviamente, e poi ci sono patologie, cioè la tiroide che lavora poco, l'ipotiroidismo, mentre l'ipertiroideo, che è la tiroide che lavora tanto, invece ha sempre caldo, è sempre in tachicardia. Per certi aspetti sono due cose da curare, però l'ipertiroidismo secondo me è ancora più pericoloso. Ci possono essere altre patologie, l'anemia, patologie ipofisarie, anche le persone che soffrono di fibromialgia, tendono ad avere molto freddo, o persone che hanno deficit circolatori o diabetici, anche i farmaci per la pressione alta abbassano la pressione e ci fanno poi sentire più freddo. Freddo, ok. E qui finiamo il capitolo quindi delle persone che hanno sempre freddo, poi vediamo che cosa possiamo fare. Vediamo le persone invece che hanno sempre caldo. Sì. Le persone che hanno sempre caldo sono costituzionalmente belle sanguigne. Hanno le mani calde così, ma devono controllarsi la pressione, perché quasi sempre, intanto non sono mai magre magre, e poi hanno magari la tendenza ad avere la pressione alta. Quindi chi non patisce il freddo e ha sempre le mani calde deve controllarsi la pressione, perché probabilmente quella pressione non è così bassa. Ricordiamoci che anche qui lo stress crea tachicardia, ma crea anche aumento di pressione, quindi crea caldo. Il sovrappeso l'abbiamo detto, e quindi tutti i cibi che hanno effetto riscaldante, perché se io non so, mangio un'insalata con dei legumi freschi e un po' di olio crudo, ovviamente non avrò un effetto riscaldante di una persona invece che si mangia non so, un entrecote, una bistecca alla griglia con vino e cose insomma, che concentrano molto l'energia. E ricordiamoci anche che abbiamo poi situazioni, diciamo, quasi fisiologiche, per esempio nella menopausa abbiamo scarichi ormonali che possono creare le cosiddette caldane, e ovviamente in questo caso diventa, una cura ovviamente legata al riequilibrio ormonale. Quindi le persone, perché tu vuoi sapere che cosa si può fare, no? E certo, anche perché in menopausa, perché comunque Le c'è un fattore persone che anche hanno di caldo. sempre freddo devono fare attività fisica. Se sono molto magre, cercare di riequilibrare l'alimentazione, bere comunque cose calde, diciamo con una certa frequenza e soprattutto nel periodo invernale, e devono anche l'attività fisica diluirla nella giornata, o comunque avere almeno 4
attività, diciamo sessioni di attività fisica nella settimana, magari non lunghissime, ma che mantengano questo riscaldamento del corpo e questo metabolismo un pochettino più alto. Le persone invece che hanno sempre caldo devono controllarsi la pressione, se sono ingrassate devono diminuire di peso, devono mangiare cibi più rinfrescanti, quindi meno conditi, meno appetitosi, meno carne e meno proteici. E anche loro comunque fa bene l'attività fisica, perché gli fa scaricare un po' di adrenalina, e quindi direi che quello va bene per tutto. Anche una tecnica di rilassamento per ridurre lo stress, che fa sempre male a tutti. Dottor Torchi, io la ringrazio per i suoi meravigliosi consigli. A casa vi ricordo che se voleste rivedere una delle nostre puntate basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio più il nome dell'argomento della patologia al quale siete interessati. Da noi è tutto e vi auguriamo un buon proseguimento di visione.